Ma perché dopo le missioni Apollo non siamo più tornati sulla Luna? I motivi sono principalmente politici. Il programma Apollo era stato inizialmente lanciato da Kennedy nel 1961, ma prima che si arrivasse sulla Luna sono passati 8 anni. E infatti durante la missione Apollo 11 il presidente in carica era Nixon. Erano missioni estremamente costose che avevano coinvolto circa 400.000 persone e oltretutto c'erano anche grandi rischi. Non è vero che le missioni Apollo sono state tutte un successo. A causa di un incendio sulla rampa di lancio durante la missione Apollo 1 morirono 3 astronauti. La missione Apollo 13, come ben sappiamo, si salvò per un pelo. Quindi insomma i rischi erano grossi e oggi non si vuole far correre tutti quei rischi a degli astronauti. E poi c'era anche la questione dell'opinione pubblica. La corsa alla Luna era ormai vinta. I sovietici avevano vinto il primo round nel mandare Yuri Gagarin nello spazio per primo, ma l'impresa di portare l'uomo sulla Luna fu ad appannaggio degli americani. E quindi ottenuto il risultato non c'era più bisogno di andare avanti e l'opinione pubblica dopo un po' non era così interessata come agli inizi. E oggi perché non ci si torna? Ci si tornerà con le missioni Artemis. Chiaramente ci sono altri parametri di sicurezza, ci sono altri interessi, ma sicuramente se non ci si è andati per 50 anni non è per una questione di carenze tecniche per fasce di Van Allen o altre fantasie. Non ci si è andati per questioni principalmente politiche.